La Retro Classics continua a crescere. Nel 2017, la mostra più grande d'Europa per i classici delle quattro ruote si ingrandisce di nuovo. 5.000 metri quadrati extra di estensione dell'area espositiva, che a quel punto sarà pari a 125.000 metri quadrati. Con la costruzione del nuovo padiglione 10, nel 2018 si aggiungeranno alla superficie della fiera altri 15.000 metri quadrati. Alla 16ª Retro Classics del 2016 sono venuti a Stoccarda circa 90.000 visitatori e oltre 800 giornalisti da tutto il mondo. Oltre 1.550 espositori hanno presentato una grande varietà di modelli, ben 3.500 autoveicoli. Noti commercianti d'auto d'epoca, provenienti da tutta Europa, hanno portato a Stoccarda le loro autovetture più belle. Da anni ha luogo anche una vivace attività di compravendita di auto d'epoca a persone private. Gli esperti presentano i nuovi classici, autoveicoli per una collezione futura. Particolarmente apprezzato è anche il grande mercato dei pezzi usati, nel quale si può trovare l'uno o l'altro pezzo di ricambio per i rari classici. Il successo ha prodotto un'ulteriore crescita. Dal 9 all'11 dicembre 2016 a Norimberga si terrà per la prima volta la Retro Classics Bavaria. Il programma delle fiere della Retro Classics, rivolto ai visitatori ed espositori, è unico nel suo genere. La Allianz Retro Night crea un punto d'incontro per il mondo dei classici. Anche i club festeggiano insieme la passione per le auto d'epoca. A fare sensazione provvede l'asta dei Classic Bid della Wiesbadener Auktion und Markt AG. Ogni anno la Fiera Internazionale Retro Classics vanta straordinarie mostre speciali di auto sportive e macchine da corsa, oltre a famosi marchi automobilistici indimenticabili. I preparativi della Retro Classics 2017 stanno procedendo a pieno ritmo. Dal paese dei motori ecco arrivare a Stoccarda il Museo Panini, con i suoi esemplari più belli. A Stoccarda saranno portati anche gli appassionanti autoveicoli della collezione privata Stanguellini. Il fascino delle auto da corsa diventerà realtà con la mostra delle macchine del leggendario corridore Roland Asch. La Retro Classics dedicherà di nuovo un intero padiglione alle sempre più amate macchine statunitensi. Coloro che vogliono ricordare come si viaggiava ai vecchi tempi dovranno visitare la grande mostra delle corriere. Per tutti gli amici delle auto d'epoca, il tradizionale inizio della stagione riprenderà dal 2 al 5 marzo 2017 con la Retro Classics. Il 2016 terminerà con la Retro Classics Bavaria dal 9 all'11 dicembre 2016. Ci vediamo alla Retro Classics!